Radioattività. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Buonasera gentili radioascoltatori, un saluto da Guido Roberti. È per me un grande, grandissimo piacere tornare alla conduzione di questo programma, come avete sentito dalla sigla introduttiva, Liberamente. La trasmissione è giunta alla sua seconda stagione di programmazione sul mondo della psicologia. Un viaggio che durerà per parecchi mesi con tanti, tantissimi argomenti. Non sono solo, tra un po' farò l'elenco di tutti coloro che vanno ringraziati per la riuscita e speriamo per la nuova riuscita di questo programma, mi corre l'obbligo in apertura di salutare e ringraziare la persona che con me ogni puntata ci terrà compagnia per parlare di tutte le sfaccettature relative al mondo della psicologia. In questo viaggio sarò accompagnato dalla dottoressa Maria Bossa. Allora Maria, ben ritrovata e ti chiedo subito come ti senti a tornare alla conduzione via etere, diciamo, via radio di questo programma sulla psicologia. Ciao Maria. Ciao Guido e buonasera a tutti i nuovi ascoltatori e agli ex ascoltatori. Io, guarda, ti devo dire che sono molto, molto felice di ricominciare perché, come ben sai tu, come sanno gli altri, la psicologia è la mia vita, la mia passione e io poi ho proprio intenzione di trasmettere nuove notizie, nuove conoscenze perché la psicologia è parte dell'essere umano e quindi andiamo avanti con entusiasmo, con nuove possibilità. Diciamo l'anno scorso è stato un anno di forza perché abbiamo avuto degli argomenti molto importanti, abbiamo avuto una risposta importante da voi ascoltatori e quindi stiamo ricominciando pieni di entusiasmo nuovamente, di nuove idee, perché poi di psicologia non si finisce mai di parlare e di liberare la mente nemmeno. Io per coloro che magari ci ascoltano per la prima volta ricordo che Liberamente nasce da un'idea condivisa dalla dottoressa Maria Bossa e da Monica Noto, giovane ragazza che così ci ha proposto a noi come radio di avviarci in questo cammino e l'idea è stata accolta immediatamente con entusiasmo. A loro va quindi il primo grazie e poi tengo a ringraziare lo sponsor che sosterrà questa trasmissione in questa sua seconda stagione, che è City Green. È un'attività nuova in via Carducci numero 43, è un'attività che guarda alla natura, ne parleremo nella seconda parte di questo programma, attività dove potete trovare tutto ciò che guarda al risparmio non solo economico ma anche nel massimo rispetto della natura, illuminazione a LED, energie rinnovabili e quant'altro, per cui anche con gli amici di City Green torneremo a parlare dell'argomento. Andiamo a vedere il curriculum, Maria, perché magari dai nostri ascoltatori c'è curiosità. Qual è stato il tuo percorso? Hai detto la psicologia è la mia vita. Qual è stata la tua formazione per arrivare poi a essere una professionista del settore? Beh, guarda, nasce da un grandissimo interesse dell'essere umano. Si dice che lo psicologo, lo scrittore e l'avvocato sono una categoria molto, simile. Voi siete dei giornalisti, per esempio, e io nasco dalla gavetta proprio dalla gavetta, perché essendo molto giovane ho fatto una terapia personale perché avevo dei problemi, mi sono messa in discussione e poi da un orientamento scientifico, dalla laurea in scienze naturali, sono passata alla laurea in psicologia, mi sono laureata in psicologia, mi sono specializzata come psicoterapeuta e poiché sono curiosa, tremendamente curiosa, ho cominciato un po' a fare varie specializzazioni, quindi non mi sono fermata lì,
perché dopo essere diventata psicoterapeuta di psicologia dell'io sono affrontato la psicologia junghiana, poi dopo mi sono specializzata in ipnosi clinica, perché l'ipnosi è uno degli argomenti molto interessanti che riguarda il condizionamento della mente, e poi un'altra parte, visto che avevo una grandissima tendenza artistica, lo psicodramma è stato l'approdo giusto, perché ha unito psicologia e arte, e quindi ho condotto dei gruppi di psicodramma, abbiamo portato avanti, su questo poi si potrà parlare, perché c'è stato uno psichiatra viennese molto importante dall'epoca di Freud, Moreno, che ha unito appunto l'arte del teatro con la psicologia. E poi andiamo ancora avanti rispetto all'interesse della coscienza, del transpersonale. Io credo che non ci si ferma mai nella vita, no? Una persona che ama il suo lavoro e che ne fa una ragione, come ho detto io, di vita, deve essere a passo con i tempi. Non ti puoi fermare a una specializzazione e restare fermo a quell'immagine, a quell'indagine, devi comunque andare avanti, anche perché, e questo è importante da capire, la psicologia è la scienza dell'anima, è la scienza dell'uomo, è la matrice ereditaria della filosofia di una volta, e l'uomo si evolve, l'uomo va avanti e matura, i tempi cambiano, e quindi sarebbe assurdo oggi lavorare con il pensiero di Freud, che pure è stato grandissimo, in un mondo come il nostro che si sta evolvendo, sta andando avanti, e quindi oggi andiamo verso nuove tecniche terapeutiche, perché si sono scoperte nuove tecniche, anche perché il cervello dei nostri bambini sta cambiando, e quindi di conseguenza anche il comportamento dei nostri figli. E qui mi fermo, se no faccio un comizio. Io tra un intervento e l'altro della dottoressa Bossa cerco di dare delle nozioni utili ai nostri radioascoltatori. Questa è la primissima puntata. Naturalmente vi ricordo che andremo in onda sempre i giovedì, il giorno giovedì, a partire da questo di oggi 19 febbraio, con inizio alle ore 19.05. C'è la possibilità sempre di ascoltare il programma in replica tutti i sabati alle ore 9 del mattino. No, anche in questo caso 9.05 per l'esattezza, ma soprattutto consultate per qualsiasi informazione la pagina Facebook, dove Massimo Petronio, altra persona che ci tengo a ringraziare molto, lavora così liberamente sui social. Massimo, anche io ti ringrazio. Massimo, metti delle immagini stupende, sei bravissimo. La pagina Facebook è facebook.com/liberamenteradioattività, tutto attaccato, però anche ricercando all'interno di Facebook libera-mente e viene subito fuori la pagina Facebook. Per quanto ha detto la dottoressa Bossa poco fa, c'è un passaggio che lei ha trascritto sulla pagina Facebook che mi è piaciuto molto, infatti. Psicologia non necessariamente si riferisce alla patologia, ma è la più alta espressione di conoscenza del XX secolo. Questo per dire che spesso si confonde la psicologia, e il sinonimo di patologia no, è la risposta. Grazie Guido che mi ha dato la possibilità di portare l'attenzione su questa cosa, perché noi confondiamo proprio appunto la patologia con la psicologia, ma non è così. La psicologia è la scienza dell'essere, la scienza dell'anima, la scienza della conoscenza proprio dei comportamenti dell'essere umano. È una piccola parte della psicologia, si riferisce alla patologia, e quella è l'aspetto psicoterapeutico, che è comunque molto importante, perché come uno psicologo e uno psichiatra che ha fatto psicoterapia riesce a curare, è sicuramente una delle più grosse conquiste del nostro secolo. Abbiamo superato la farmacologia soltanto in certi casi, no? Abbiamo superato la psichiatria di detenzione e di contenimento, che una volta era veramente spaventosa, tragica e massacrante rispetto alla mente umana. E quindi questo è importantissimo, considerare la conoscenza, come l'uomo si comporta, come si mette in relazione all'ambiente che lo circonda. E anzi, di questo potremmo poi parlarne nella prossima puntata, vedere un po' se riusciamo a organizzare proprio un modulo storico su da dove nasce la psicologia. Pensate che la psicologia nasce, addirittura i primi trattati di psicologia sono fatti nel 1500, quindi non pensiamo che è una scienza moderna, una scienza giovane, è una scienza antichissima.
e di ambiente che ha citato Maria. Torneremo a parlare nella seconda parte, quando, prendendo spunto da quella che è l'attività dello sponsor City Green, vedremo il rapporto che può esistere tra uomo e natura. Tutto questo nella seconda parte di Liberamente. Adesso andiamo proprio ad ascoltare il suggerimento pubblicitario, così da avere anche in questo caso le nozioni utili, e poi con Guido Roberti e la dottoressa Maria Bossa su Radioattività fino alle 19:30 assieme in questa prima puntata di Liberamente. Liberamente torna tra poco. Wow, scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa. Vivi. Lavora green, in via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Radioattività. Pensa, vivi, lavora green. E poi stop ai cambiamenti climatici. Sono due degli slogan che questo nostro sponsor City Green ha scelto per esprimere un'idea. Un'idea che è quella sostanzialmente di vivere nel massimo rispetto della natura, compatibilmente con quelli che sono i tempi naturalmente moderni, che ci impongono una vita che è frenetica ma soprattutto è mossa dalla tecnologia. Allora, per tutti voi gentili ascoltatori che magari state preparando la cena o state viaggiando in macchina, noi cerchiamo di portarvi il sorriso e darvi un po' di buon umore, di rilassarvi un po'. Con la dottoressa Bossa affrontiamo questo argomento: uomo e natura sono due facce della stessa medaglia, devono coesistere l'una nel rispetto dell'altra. Guarda Guido, fondamentalmente questo nostro rapporto nasce dalle nostre origini. Consideriamo, io faccio sempre purtroppo questo esempio dell'uomo primitivo di 40.000 anni fa, l'uomo delle caverne, era figlio della natura, viveva in stretto contatto con la natura nel bene e nel male e lottava con la forza della natura. E oggi invece abbiamo la grandissima illusione di poter aver trovato attraverso la tecnologia il controllo delle forze della natura. E assolutamente questo è proprio un'illusione spaventosa che ci sta portando alla rovina, perché noi siamo natura e se l'uomo si allontana dalla natura si allontana da se stesso. Non c'è possibilità di salvezza per l'uomo se non ricomincia ad essere in contatto con le forze della natura, che devono essere proprio figlie della sua forza, non della tecnologia. Cioè, in qualche modo, per portare un concetto fondamentale, la tecnologia può essere lo strumento, può essere, diciamo, la zappa che una volta portava l'uomo a vangare la terra, però la natura, l'energia di cui noi abbiamo bisogno e ne abbiamo a disposizione nel vento, nelle energie rinnovabili, nell'energia elettrica che si serve della luce solare, cioè tutte le energie rinnovabili oggi come oggi sono portatrici di una forza che noi assolutamente dobbiamo considerare. Però vedi Guido, noi abbiamo l'illusione oggi come oggi di essere impotenti rispetto a questa possibilità, e non è assolutamente così, perché tutte le più grandi conquiste l'uomo le ha fatto partendo da se stesso. Cioè, se noi intanto incominciamo a pensare che l'umanità è fatta di uno più uno più uno più uno più uno più uno fino ad arrivare a milioni di unità, come il nostro corpo è fatto di milioni, 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 milioni di cellule, e noi viviamo perché siamo un aggregato di tutte queste piccolissime forze che ci appartengono. Quindi se ognuno di noi incominciasse a comprendere e a diventare portatore di quest'idea, di questo ideale, di questa forza, quindi compriamo le lampadine a LED,
compriamo la bicicletta ai nostri figli con energia rinnovabile, auto ricaricante, compriamo il nostro piccolo motorino che può andare avanti anche ad energia rinnovabile, mettiamo sui tetti quel fotovoltaico, andiamo avanti, portiamo avanti tutte le idee che possono, ricicliamo assolutamente tutta la spazzatura che in questo momento inquina il mondo intero, diventiamo veramente portatori di una forza, di una grandissima forza che parte da un singolo. E io credo che questa idea City Green lo porti avanti, oggi vediamo moltissime piccole strutture che stanno partendo e stanno portando avanti questo ideale nel mondo, vediamo piccoli negozietti che partono, incominciamo a vedere persone che cominciano per esempio a cucirsi i vestiti da soli un'altra volta, o tutto quello che riguarda il contatto con una vita, con la naturalità, l'età stessa della vita. E speriamo che naturalmente questo concetto e questo tipo di sensibilità maturi nella gente prima del famoso punto di non ritorno, perché naturalmente se noi facciamo male alla natura c'è il rischio di avere poi uno sfogo da parte della natura. Qualche esempio lo stiamo già vedendo e quindi sono concetti importanti. Questi concetti che ha espresso ora verbalmente Maria Bossa, in lei c'è la vocazione di esprimerli anche con la scrittura. Infatti so che in questo momento Maria si è impegnata anche con una nuova avventura letteraria. Oh, grazie Guido. No, volevo dire questo, in effetti io sono nata scrittrice perché mi è sempre più facile scrivere che parlare, anche se adesso insomma mi sono abituata anche a parlare, no? E quindi intanto ho raccolto una serie di racconti che è già pubblicato ed edito dalla Feltrinelli. Questo libro si chiama Disarmonicamente, come noi chiamiamo la nostra trasmissione Liberamente. Io in questo libro mi son voluta dedicare proprio alla mente sofferente e alla mente che però alla fine poi in ogni racconto c'è quel bricio di speranza che porta l'uomo a ribellarsi alla malattia, alla sofferenza e quella spinta che lo porta poi ad andare verso una vita migliore. Sono 9 racconti che affrontano tutte le varie disarmonie, molti nascono dalla mia esperienza di psicologa e quindi parlano dell'handicap, parlano anche del terrorismo, parlano della follia, parlano della sofferenza nella relazione, e della morte, insomma sono dei libri che affrontano un po' tutte le dinamiche dei sentimenti dell'essere umano. Ecco, questa è una cosa, poi che posso dire, altre cose, spesso organizziamo dei gruppi di psicodramma, facciamo dei gruppi di consapevolezza, e che non sono psicoterapia, ma sono gruppi di contatto con noi stessi, come per esempio un gruppo che io faccio, da dove vengo, chi sono e dove vado, no? E poi un'altra piccola, un altro piccolo sforzo che ho cercato di fare è fondare una scuola di insegnamento esoterico, ma questo non è psicologia, ma è psicologia transpersonale, cioè accompagna l'anelito dell'uomo con il rapporto con il divino, e di questo diciamo è anche un altro aspetto molto interessante che comunque fa parte dell'uomo, perché l'uomo poi in qualche modo ha bisogno di mettersi in relazione con una trascendenza, con un ideale, no? Che va al di là di se stesso. La forma principale sono le religioni, un essere umano, noi siamo cattolici, ci sono islamici, stiamo vedendo adesso che sta succedendo in giro in nome del rapporto dell'uomo a Dio, e quindi da qui poi mi stanno venendo tante idee su come lavorare e far lavorare gli altri. Maria, abbiamo ancora qualche minuto, per cui nel tentativo di stuzzicare anche e verificare qual è l'interesse dei nostri ascoltatori circa la nostra trasmissione, guardiamo un po' a quella che è stata la passata stagione, quali argomenti per chi ci ascolta per la prima volta avevamo sviluppato, e così vediamo poi se su Facebook ci scrivono quali vorrebbero fossero riproposti. Questa può essere un'ottima idea. Allora, diciamo, noi nella trasmissione trascorsa ci siamo divertiti moltissimo perché abbiamo cominciato con il rapporto dell'uomo cibo e mente, quindi del rapporto con l'alimentazione. Ti ricordi, abbiamo parlato, perché poi tutte le mie trasmissioni affrontano qualsiasi argomento da un punto di vista antropologico, storico e sociale, non solo psicologico, perché noi siamo figli di tutte queste cose, no? Dei nostri comportamenti, e quindi vedere da
da un punto di vista dell'uomo in se stesso, della storia che ci ha portato a fare quel tipo di avere quel tipo di atteggiamento rispetto al cibo, per esempio, no? Cioè, perché poi abbiamo avuto vari moduli, quindi abbiamo parlato del buon rapporto col cibo, il cibo come fonte di piacere o fonte di sofferenza, poi siamo andati avanti, abbiamo parlato un po' delle devianze alimentari, dell'anoressia e della bulimia, cioè quando in quel momento il cibo è diventato poi un conflitto patologico, per esempio in questo caso. E poi abbiamo parlato un po' delle diete e quindi abbiamo anche toccato un argomento un po' così spinoso, no? Riguardo allo stramangiare e al cervello che mente a se stesso in qualche modo. E poi siamo andati avanti, abbiamo parlato dell'immagine nella mente umana, e questo è stato anche molto interessante perché abbiamo visto come dei simboli universali hanno poi un potere sul nostro comportamento, no? Quindi abbiamo parlato della cultura dell'immagine, del controllo del pubblico attraverso i media oggi, della pubblicità, di tutto quello che può influire sulla nostra mente, e lo vediamo tutti i giorni quando siamo veramente spinti da immagini televisive sul computer veramente molto forti e violente. E poi ci siamo chiesti come ci si deve comportare con i bambini rispetto a questa cosa, no? Perché la mente riceve, no? Poi abbiamo parlato del sonno, dei sogni, e questo sarà un argomento che non siamo riusciti assolutamente a completare. Quindi a che cosa serve il sogno, che non è assolutamente il sogno, che non sono assolutamente un'attività superficiale dell'uomo, ma rappresentano il terzo della sua vita. Quindi l'abbiamo visto anche come è stato vissuto il sogno da un punto di vista storico, religioso, e le varie componenti del sonno e del sogno, e a che cosa servivano entrambi questi aspetti. E quindi abbiamo lavorato su queste, sulla consapevolezza dei vari componenti del sogno nella vita dell'essere umano. E poi siamo andati all'arte. L'arte, vista come la maggiore espressione simbolica dell'uomo, e la sua capacità di trascendersi, e le arti poi sono un argomento vastissimo. Abbiamo affrontato le emozioni, l'arte e le emozioni, com'è che poi l'arte è il veicolo delle emozioni non solo dell'umanità ma anche del singolo artista, quindi abbiamo visto un po' le personalità dei singoli artisti. E per finire, Guido, scusa, siamo arrivati a un argomento che ti interessa moltissimo perché sei un conduttore di sport, e abbiamo affrontato le radici dello sport, da dove nasce la matrice dello sport, no? Che nasce poi, abbiamo visto, da una competizione tra i vari popoli su come portare in una situazione pacifica degli contrasti invece molto più gravi, come potevano essere le guerre che partivano tra i vari popoli. Lo vediamo ancora adesso, oggi. Abbiamo parlato poi delle modificazioni fisiologiche dell'attività sportiva, abbiamo visto come può servire proprio ad aiutare a far fare dello sport attività antidepressiva, e poi come può facilitare la comunicazione sana, sociale, e poi sport e arte, che si esprimeva nella massima funzione dell'arte, che è la musica e la danza. Fossimo in televisione, Maria ha fatto un videoclip riassuntivo fantastico. Io credo che è riuscita a fare in 2 minuti il riassunto di una stagione con molta molta passione, e credo anche che qualche ascoltatore si sia incuriosito. Per cui, se questi argomenti in qualche modo vi interessano, scriveteci su facebook.com/liberamenteradioattività. Sarà nostra cura tornare a parlarne con la dottoressa Bossa. Noi siamo in chiusura di questa prima puntata della seconda stagione di programmazione. Replica, vi ricordo, sabato alle ore 9. Non perdetevi la prossima puntata, sempre su Radioattività, perché parleremo approfonditamente di quelli che saranno i temi a partire del mese di marzo e ad arrivare fino al mese di giugno. Tanti nuovi argomenti anche scelti da voi. Grazie Maria, e appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci a tutti, vi aspettiamo numerosi su Facebook, vi raccomando, e nella prossima puntata. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green,
Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto.